Se avesse visto il nuovo grande teatro Politeama di Catanzaro, forse gli sarebbe tornato in mente un antico pallino, fare un Re Lear in Italia, oppure l'Amleto, o magari l'avrebbe diretto dall'alto di un'esperienza e di una sensibilità immense. Dal Wojciech di George Buchner, messo in scena al Teatro Gobetti di Torino nel 1946, al Tommaso Moro rappresentato nel 1993, passando da Uno sguardo dal ponte, 580, le repliche Solo a Parigi, la carriera di Raff Vallone è una scia di interminabili ovazioni. Teatro già, l'amatissimo teatro. E il cinema, che ne fece un divo mondiale, altro tesoro prezioso imperniato su 50 gemme che vanno da Riso Amaro, anno 1949, al Padrino parte terza girato nel 90. Teatro, cinema, regie operistiche, televisione, non dimentichiamo il Marco Visconti, per le infinite sfaccettature di un attore colto che fino all'ultimo ha dato un solo semplice consiglio a chi vuol fare l'attore. Di studiare. Studiare... e poi studiare ancora e poi ancora studiare. Raff Vallone, 86 anni vissuti intensamente da attore ma anche da giornalista e calciatore e tutto ai massimi livelli, è tornato definitivamente nella sua tropea, accanto alla tomba della madre e dello zio Saverio Marchisi, il suo idolo infantile, anche lì davanti al mare. Ogni tropeano ha un ricordo di Raff, i segni più struggenti sono nei volti della moglie, Elena Varzi, o nelle parole dei figli. È un uomo speciale, troppo speciale. E il Raff, il nostro Raff, il tuo Raff, il mio papà, era il figlio di questa terra antica. Era veramente un vulcano di pensieri, è un maestro per me, un maestro sia in scena, perché abbiamo fatto 5 lavori insieme in teatro, è un maestro sia in palcoscenico. Lui detestava tutto ciò che era meccanico, no? Che era finto, e quindi portava anche la verità in scena. È un maestro di vita, un maestro come padre. Mi ricordo quando eravamo piccoli qui a Tropea, ci portava sulla collina alle 6 del mattino a correre, no? ogni mattina. E poi una volta lui partiva spesso per fare film, e quando lui non c'era gli altri dormivano tutti e io approfittavo per fare le veci di mio padre e svegliavo tutti lo stesso alle 6 del mattino. Quindi. Come si esplicitava la sua calabresità? Ma in tutto. In tutto, dal carattere, dal temperamento, alla volontà, alla tenacia, alla testardaggine, all'amore per le cose belle e soprattutto al suo carattere, proprio questo coraggio continuo che l'ha accompagnato per tutta la vita. Tutte le sue scelte artistiche sono sempre state nutrite dal coraggio. E qualsiasi cosa che lui ha sempre fatto, non ha mai amato le cose facili, ha sempre affrontato le cose più difficili. E il New York Times gli ha dedicato una pagina intera, solo a un grande uomo, un grande attore potevano fare una cosa del genere, e lui se lo merita veramente. E Saverio, per salutarlo, ricorre ai versi di Alfonso Gatto, a mio padre. Mi basterebbe che tu fossi vivo. Un uomo vivo col tuo cuore è un sogno. Tu vedevi il mondo nel plenilunio sporgente a quel cielo, gli uomini incamminati verso l'alba.